succede qualcosa. Siamo al borgo della Merluzza, un antico castello del Roma Nord, più o meno ovviamente del periodo degli Ottoni, del periodo degli Ottoni. Le mille volte abbiamo colto l'occasione di questo meraviglioso giardino, veramente meraviglioso, dove si svolgono oggi i matrimoni, per illustrare l'ultima denuncia che abbiamo fatto. Diamo subito la parola a Orazio Togliani. Cari amici, vicini e lontani, come diceva Lucio Filogamo, buonanotte. Ma adesso dobbiamo dire invece buongiorno, perché qui veramente siamo in un posto dove il giorno è veramente quasi sempre un buongiorno. E che è una dimostrazione una splendida della ricchezza che c'è ancora in Italia. Molto, molto. Diciamo che quello che è avvenuto negli ultimi decenni in Italia, così solo per fare una riflessione a volo radente, è che la ricchezza non è che è diminuita in senso assoluto, semplicemente si è accentrata là dove c'era maggior potenzialità di attrazione di altra ricchezza già esistente. Quindi praticamente i ricchi sono diventati più ricchi, mentre la media borghesia, medio piccolo borghesia, medio, è stata tartassata. Esattamente, quindi perché dovevano oramai tenere in piedi il potere delle banche. Oramai sono a livello di pura e esclusiva sopravvivenza. Esattamente. Veniamo alla nostra denuncia. Allora, oggi abbiamo fatto la nostra ennesima denuncia contro questo governo di Scalzagani. Perché? Perché oltre a tutte le altre porcate che continuamente ci propinano, c'è da dire che c'è una dei loro componenti dell'esecutivo che praticamente sta portando avanti una strategia metodica e oramai conclamata di attacco alle istituzioni dall'interno. Proprio lei, che dovrebbe essere il tutore e il garante dei valori della Repubblica, delle istituzioni, della Costituzione, della cosiddetta Repubblica, della cosiddetta Costituzione e delle cosiddette leggi, che al contrario tutto fa. Allora enuncio per grandi linee i temi di cui noi l'accusiamo, e cioè favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, vilipendio della Repubblica e delle istituzioni costituzionali, propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale, vilipendio della nazione italiana con annessi e connessi, istigazione a commettere alcuni dei delitti previsti appunto come sovversione e vilipendio, pubblica istigazione e apologia di reato, abuso d'ufficio, omissione di atto d'ufficio, istigazione a delinquere 414 e istigazione disobbedire alla legge 415, falsità materiale e quant'altro, tratta degli schiavi. Allora, perché tutto questo? Perché la signora si scorda che lei, essendo cittadina italiana, dovrebbe conoscere le leggi, ma soprattutto essendo una immigrata, che è stata eletta, immigrata per di più avrebbe dovuto passare un esame per conoscere le leggi italiane, ma visto che addirittura è stata eletta e lei ha giurato sulla Costituzione italiana, lei come minimo la Costituzione italiana dovrebbe conoscerla, visto posto che ci ha giurato sopra. Dalla regione da cui viene, queste cose siano pleonastiche, nel senso siano, mi piace il siano sovrapposizioni, proiezioni che non appartengono alla sua cultura probabilmente. E quindi ecco, ricordo solo l'articolo 10 della Costituzione, l'articolo 28 che dice che i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti nell'esecuzione delle loro attività. Costituzione italiana, articolo 52, la difesa della patria è il sacro dovere del cittadino, ma di più articolo 54, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare le Costituzioni e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore. Poi, posto che il termine onore abbia un senso, quelle tribù abbia mai avuto un senso. Allora, mi rifaccio al testo unico dell'immigrazione, che è il compendio di tutte le varie leggi che sono state fatte a partire dal 1988 ad oggi, e che dice, articolo 1, salvo il fatto che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio italiano, parla dei stranieri,
ovvero di altro stato di quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa, eccetera, eccetera. Ma l'articolo 3 è ancora più grave, più io aggiungerei il taglio della mano, perché è un tipo di punizione che da loro è ancora in auge, capito? Allora, articolo 3, delle leggi da quelle articolo parti. 3, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni presenti nel testo unico promuove effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, e una ministra si fa forte della presidentessa della Camera, certo, che oltretutto compare, certo, è una compare la Boldrina, dei negrieri, la Boldrina. È una compare dei negrieri. Ma detta insomma in termini poveri, quando uno va in giro a mandare i lenzuoli scritti così, naif, con su scritto la clandestinità non è reato, questa è istigazione a delinquere, non è espressione di opinione e di parere e di pensiero, è una azione delinquenziale. Esattamente. E quindi, come dice appunto l'articolo 3, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso al territorio dello Stato, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni per ogni persona nel caso in cui il fatto riguarda l'ingresso in permanenza illegale sul territorio italiano di 5 o più persone, e la persona trasportata altro che Berlusca che ce la faceva con 3-4 immigrate, anche se sono commessi e soprattutto al fine di trarne profitto, esattamente, anche indiretto, allora, anche politico per sé e per la propria etnia, e con questi vogliamo di chiudere. E quindi no, ma voglio dire ancora due o tre cose brevemente, che lei ha firmato di fronte al Presidente della Repubblica sopra la Costituzione di difendere le leggi, le istituzioni e quant'altro nell'interesse esclusivo della nazione, e della nazione significa cittadini italiani, popolo italiano. Sì, esiste un concetto di nazione che confligge sui concetti che loro hanno, che è quello esclusivamente di etnia o di tribù, esattamente, siamo. E quindi anche qui il 28 aprile pronuncia questa frase, il venerdì 3 maggio pronuncia sempre la frase in cui lei dice non potrei essere interamente italiana, quindi lo definisce lei, che dichiara lei che non è italiana, e chi te vuole, e che non intende neppure diventarlo. Non dobbiamo quindi stupirci che la Kaiang anteponga le rivendicazioni degli immigrati rispetto alla necessità della maggioranza dei cittadini italiani, perché sarebbe solo una risorsa, dicono, l'ingresso dei nuovi cittadini. E poi ancora, sarò brevissimo, l'Italia ormai ha acquisito la consapevolezza che l'immigrazione può essere considerata un fenomeno emergenziale. Cavolo, cosa vuoi considerarlo? La normalità? Ovvie cause, quindi questi maggiori offensivi, messaggi offensivi dell'onor patrio, quelli appena enunciati, del disprezzo della millenaria storia e cultura e del buon senso dei ruoli e delle competenze delle rispettive collocazioni e responsabilità, sono dimostrazioni di una superficialità e di una incapacità assoluta di andare in profondità nei valori che contraddistinguono l'essenza profonda del popolo italiano. Ovvie cause della mancata sua integrazione, lo dichiara lei stessa, allora lei mi deve dire come pretende poi di integrare di comandare gli italiani. Di integrare gli altri. L'italiano, no, un ministro dovrebbe in teoria comandare sugli altri. Ma avrà idea costei del significato e del significante delle sue parole, che in inanela, e degli effetti di vari ordini che questi implicano, delle conseguenze che derivano in uno Stato di diritto anche penali? E insomma, questa signora ministra eletta non si sa da chi ha giurato fedeltà alla nazione italiana e alle sue leggi, ma opera, agisce, dichiara continuamente tutto contro gli italiani, della Repubblica, le sue leggi, e in favore dei clandestini illegali stranieri. Ma insomma, quindi noi che cosa chiediamo? La ministra va dimissionata, andava dimissionata da fin dalle sue prime esternazioni, e oltre alle sue responsabilità personali vanno considerate ed assommate anche quelle che collegialmente competono al Presidente della Repubblica in primis e secundis al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai titolari dei vari dicasteri. Con questo ho concluso, lascio la parola a Giorgio.